Ciao ragazze, finalmente eccomi tornata sul mio canale YouTube, appunto Egle Graziani, per registrare un video che ormai da diverso tempo mi state chiedendo, e cioè What's in my bag? Quindi questa è la mia borsa che, come potete vedere, è bella carica. Io giro sempre con borse medio piccole perché sono piccina e quindi le borse molto grandi non mi piacciono e proprio mi vedo male, non riesco a vedermi con borse molto grandi e tra l'altro sono impacciatissima. Quando ho delle borse grandi vado a sbattere da tutte le parti, se sono in giro per negozi appunto mi sento proprio di intralcio, quindi assolutamente no, alle borse proprio alle shopper, con le borse molto grandi, dove poi tra l'altro è vero ci possono stare tantissime cose che poi però si perdono, comunque che io perdo e non riesco a trovare. Quindi la borsa media per me è l'ideale, soprattutto da quando appunto ho mia figlia, che ancora è molto piccola, quindi o comunque piccola, devo portare dietro diverse cose anche che la riguardano. In questo caso, appunto, siccome quando esco comunque ho anche la borsa per lei, ho deciso appunto di non inserire niente della Zoe. Proprio per questo motivo, perché alla fine poi ho sempre due borse, quindi ho messo quello che invece solitamente tengo sempre nella mia borsa. E sono un po' fuori allenamento, è diverso tempo che non registro un video, quindi scusatemi se mi impappino, se sbaglio a parlare o appunto non mi sento proprio al 100% perché è diverso tempo che non registro. Quindi iniziamo da What's in my bag con il portafoglio, che quindi è una cosa molto importante che appunto ognuna di noi ha nella propria borsa. Ho deciso di da diverso tempo, visto che le tessere, tesserine, tesserette varie dei vari negozi sono diventate 1,5 milioni, di separarle dal portafoglio. Quindi in questo portafoglio in particolare, al quale sono affezionata perché appunto me l'hanno regalato, è di Coccinelle. È questo rosa, quindi è stato nel momento fittonata rosa, che come vedete non è poi passato perché anche in camera ho appunto deciso ultimamente di cambiare un po' i colori, è come se per me fosse già arrivata un po' la primavera e mi basta che una giornata, cioè 2 giorni fa appunto, sono andata a prendere mia figlia all'asilo e il tempo era leggermente migliorato, quindi non faceva più quel freddo polare dei giorni passati e mi è bastato vedere che alle 5 fosse ancora giorno e non già buio pesto. Per me è primavera, io sono così, d'altra parte sono nata su un'isola, quindi evidentemente ho questa percezione, per me la primavera appunto è in anticipo. E allora, questo è il mio portafoglio, quindi è molto carino perché riesco a tenere diverse tesserine, quindi qui proprio in entrata, che sono quelle che mi servono più spesso, invece magari il bancomat, le altre cose le tengo in quello dentro. All'interno due, non so se riuscite a vederlo, due scomparti, quindi dove posso comunque tenere tutte le varie cose, scontrini, buoni, eccetera, i soldi di carta, mentre per le monetine ha proprio insomma il suo scomparto fatto in questo modo qui. È molto carino questo portafoglio, tra l'altro molto resistente, e lo sto usando già da 2 anni e non si direbbe, forse adesso si inizia un po' a sciupare negli angoli, sarebbe anche forse arrivato il momento di cambiarlo. Come vi dicevo, ho invece deciso di tenere le tesserine in un altro portafoglio, anche se lo vorrei cambiare perché questo, quando è pieno, tende a prendere tanto spazio. Questo, tra l'altro, è un set di due porta documenti che avevo appunto acquistato da Mango. Anche qui mi era piaciuto tantissimo il colore, quindi questo viola, questo fucsia anzi, e quindi vabbè, in questo portafoglino tengo insomma lo stretto, diciamo il necessaire per noi donne, quindi mi piace tenerlo sempre magari chiuso in una cerniera, quindi insomma ci sono quelle cose che di solito è meglio non vedere o comunque che non è carino far vedere, quindi le tengo lì dentro. Invece questo è appunto il portatessere di cui vi parlavo. Ora non le ho contate, ma sono 2, 4,
4, 6 o 10, quindi sono 20 tessere perché si possono mettere da entrambi i lati e quindi veramente molto molto carino, anche questo super resistente perché di solito tendono insomma a rompersi, ma in realtà è plastica che cerca di imitare un saffiano, che a differenza appunto del portafoglio che è realmente saffiano, quindi è in pelle, questo è finta pelle, ma in realtà molto resistente, anche perché sia questo che questo sono completamente cerati, quindi in realtà, ahimè, è brutto dirlo, ma ho una borsa di appunto un brand di lusso proprio in saffiano che è costata tantissimo e in realtà non è veramente poi così resistente, quindi in realtà a volte bisogna anche un po' valutare se vale la pena, no? Magari ci sono oggetti di lusso che veramente vale la pena acquistare, che poi piacciono appunto, e ce ne sono altri che ahimè con i quali non mi sono trovata benissimo. Magari farò un what's in my bag con la mia borsa di Prada che appunto non resiste benissimo agli urti, anche perché il saffiano basta magari, non lo so, anche strusciarlo leggermente contro il muro e proprio va a proprio come a sfogliarsi, e quindi su un oggetto magari pagato così tanto come una borsa che sì, deve essere pratica ma al contempo anche un po' resistente, dispiace un po'. Andiamo avanti con ciò che c'è nella mia borsa. Non ho parlato della cosa, di una delle cose che ormai, di cui non possiamo fare a meno al pari del portafoglio, che è il cellulare. In particolar modo questo qui è il mio iPhone. Io attualmente ho ancora un iPhone 5S, se non sbaglio, quindi ho saltato il 6, ora sarei per acquistare il 7, ma sono molto indecisa, ho fatto altre spese in questo periodo e quindi ho fatto un grosso investimento e quindi per il momento sarei un po' così bloccata sull'acquisto dell'iPhone, anche perché mi piace comprarli subito. Io non sono tanto, non sono molto per la rateizzazione, soprattutto con quello che riguarda Apple, in quanto appunto ho il computer, ho il portatile, cellulare, pad, sono dell'idea, io personalmente almeno, piuttosto di resistere con il mio 5S che piuttosto che prendere appunto un iPhone a rate. Quindi attualmente tengo lui, anche se ahimè per il lavoro che faccio, comunque per quanto mi piace fotografare e poi condividere, ho notato che appunto sul 7, nell'iPhone 7 c'è proprio un salto di qualità non notevole, quindi in realtà da un punto di vista lavorativo, di passioni, sarebbe interessante appunto acquistarlo. Comunque questo è il mio iPhone 5 e su questa cover è se non sbaglio, l'ho fatta su Customizer o Go Customizer, comunque insomma se poi vi dovesse interessare posso rispondere a eventuali domande o scriverlo nel sto ancora litigando con la videocamera e vi stavo raccontando appunto del cellulare, della cover del cellulare che dovrei aver fatto su Go Customizer, adesso non ricordo appunto, e come vi dicevo è fatta di due parti, quindi quella gommata, per chi ha bambini piccoli come me, credo che sia un'ottima soluzione. Adesso non riesco a toglierla, l'avevo fatto prima, e appunto invece ho deciso, è carinissimo perché sul sito si possono inserire tutte le foto, appunto momenti, ricordi, in più si può anche personalizzare, quindi io in questa è una foto che mi piaceva molto, appunto sempre in questo momento in cui mi piace molto il rosa, il fucsia. E ci siamo io appunto e la Zoe e stiamo passeggiando e ho deciso poi di aggiungere alcuni hashtag. È arrivata esattamente come l'avevo programmata, quindi molto molto carina. Quindi questo è il mio cellulare e possiamo passare invece a quello che ormai è la pochette dedicata agli accessori per il cellulare. Mi capita tanto spesso ultimamente. Quando esco, ho sbagliato pochette, scusate, perché alla fine gli accessori per il cellulare ho deciso di tenerli in questa pochette un po' natalizia di Chanel, ma mi piace veramente troppo e poi è carina sia perché è trasparente sia il colore.
mi capita di dover portare gli accessori del cellulare. Perché? Perché spesso è molto utile usare delle cuffie, perché non so, parlando col cellulare per strada, magari devo portare il passeggino, piuttosto delle borse o comunque dei sacchetti, devo fare più cose contemporaneamente, soprattutto quando porto il passeggino della Zoe. Mi fanno molto comodo, e poi con la custodia appunto della Apple sono anche molto comode da riporre, quindi le cuffie. Poi non so a voi se capita, ma a volte parlando con le cuffie riesco a tenere un tono di voce più basso, mi sembra un po', invece magari se sono al telefono con qualcuno che urla o che usa un tono di voce troppo alto, mi capita appunto di non appunto di urlare per strada o comunque di parlare con un tono di voce un po' alto, cosa che a me assolutamente non piace vedere negli altri, quindi con le cuffie riesco anche magari a parlare a bassa voce. Forse è una cosa mia psicologica. E invece un'altra cosa molto carina che mi hanno regalato, molto utile, è il caricabatterie da portare sempre dietro. Mi capita sempre più spesso quando esco la mattina e rientro la sera di rimanere senza carica, magari le ultime 2 ore in cui sono in giro con questo carico riesco tranquillamente ad andare avanti fino a quando torno a casa. E ormai senza il cellulare, insomma, anche se abbiamo bisogno di chiamare a casa o di chiamare per lavoro, in generale insomma rimanere senza carica non mi piace, come penso a nessuno, e anche per appunto continuare a postare eccetera, quindi è molto carino da portare dietro. E invece la pochette che avevo preso prima, anche questa sempre di Chanel, molto carina, bianca, quindi riesco a trovarla in tutte le borse, sia in questa che colorata, ma anche nelle borse scure, nere, riesco a trovarla facilmente anche quando uso quelle leggermente più grandi, anche se, come vi ho detto prima, non le amo. Ho proprio lo stretto necessario, indispensabile, quello che uso proprio in continuazione, quindi ho il disinfettante per le mani, ho appunto la crema per le mani che mi serve appunto nei periodi molto freddi, e poi io sono comunque intollerante ad alcune cose, quindi spesso mi capita che mi si irriti la pelle delle mani, questa cosa non mi piace per niente, quindi usando questa crema che appunto è molto molto idratante, perché all'interno contiene il tocoferolo, quindi riesce proprio a ricostituire la pelle proprio secca, distrutta. È una crema che consiglio veramente tantissimo, tra l'altro ne ho cercate tante, ne ho provate tantissime, e questa, la cosa interessante, è che è come se cerasse le mani ma non unge, e io ne avevo trovate tante comunque che proteggessero le mani, ma in realtà tendevano sempre o a ungere, mi rimanevano le mani scivolose, e poi io metto sempre le mani nei capelli, quindi comunque mi andavano a ungere i capelli. Questa è imbattibile, il prezzo è alto perché è un tubetto alla fine da soli, ora ve lo dico, 50 ml, durata sì e no un mese. E poi proprio sempre uso questi tre lip balm. Poi se vi dovesse interessare sapere appunto i prodotti che uso, fatemelo sapere, così potrei farvi un altro video. Sono fissata con le labbra, a casa spessissimo faccio lo scrub, e poi uso questo balsamo riparatore per labbra. Anche questo, che è un balsamo, in realtà questo dona luminosità e comfort in un minuto, e lo fa veramente, questo è un particolare con il miele. E poi questo che invece è un lucida labbra, ma in realtà è puramente cosmetico e dà un po' di brillantini sulle labbra, e mi piace usarlo dopo aver applicato invece il balsamo, che è il riparatore, perché appunto uso spessissimo i rossetti matte o comunque rossetti colorati che vanno a seccare la pelle, e quindi delle labbra, e vanno a seccare proprio le labbra, e non mi piace assolutamente quando vado ad applicare il rossetto avere tutte le pellicine sulle labbra, perché insomma il bello di avere il rossetto credo che sia di applicarlo su delle labbra morbide e ben curate, altrimenti è un po' come avere lo smalto sbeccucciato, che è una cosa che non sopporto, proprio mi sa di disordine. Quindi per quanto riguarda lo stretto necessario, in realtà poi ho un'altra pochette
nella quale invece tengo cose che comunque fanno molto comodo, che sono una cremina per il viso e il corpo per la Zoe, uno specchietto che comunque fa sempre comodo, quindi ho questo specchietto qua. Poi, ahimè, una crema per l'herpes, perché soffro di questa appunto di herpes e quindi mi capita di doverla applicare, quindi alla fine sono arrivata magari ad averlo anche una volta al mese, ma in realtà è un periodo che non lo ho, quindi vuol dire che sono un poco stressata, non lo so, dicono che sia anche legato a quello, e appunto lo porto dietro. Tra l'altro questo è molto carino perché poi dentro non so se riuscite a vederlo, allo specchietto, la cremina, quindi si può applicare, e anche il colore delle labbra, quindi si vede anche poco, quindi è anche abbastanza estetico. Ho un altro lucida labbra che però è rosa, quindi questo lo uso quando appunto voglio colorare proprio le labbra, la pinzetta delle sopracciglia che fa sempre comodo, un altro lucida labbra un po' più economico, in realtà non è lucida labbra, appunto è un gloss, quindi che... E poi l'altra crema della quale non posso assolutamente fare a meno, e quindi anche questa la porto sempre con me, le alterno molto queste due creme, appunto. Poi eventualmente fatemi sapere se volete un po' sapere, sono un po' fissata con le mani e quindi appunto mi piace averle sempre in ordine. Poi ho due paia di occhiali, sono Fendi Addicted, è già da un paio d'anni che sia per quanto riguarda gli occhiali da sole che gli occhiali da vista, mi piace appunto Fendi perché sta facendo delle linee molto colorate, molto stravaganti e che a me piacciono molto. Gli occhiali da sole li adoro, è come se avessero un quadro dipinto appunto sulla parte superiore, sono questi, e a me piacciono veramente tantissimo, hanno l'asta dorata, quindi sta bene con tutto. Io poi spesso porto accessori dorati e hanno le lenti leggermente sfocate, la qualità di questo occhiale è appunto altissima. Non mi piace appunto usare occhiali che non siano di qualità, anche perché credo che appunto gli occhi vadano preservati, dovremmo stare attenti appunto a usare delle lenti certificate, quindi questi mi piacciono particolarmente, riesco ad indossarli anche con il nero nonostante siano appunto una sfumatura di marrone, proprio perché hanno tutta questa parte colorata sopra che riesce in realtà a sposarsi un po' con tutti i colori. Per quanto riguarda i miei occhiali da vista, se mi seguite su Instagram o appunto vi va poi in realtà di dare un'occhiata al mio profilo Instagram o al mio blog To Be Addict To, quindi appunto su Instagram o su Facebook, sì, vi stavo parlando appunto dei miei occhiali da vista e si è interrotto nuovamente il video, piano piano riuscirò a riprendere la mano con le registrazioni, e vi dicevo è un occhiale appunto che non passa inosservato e a me piace veramente molto anche questo, riesco a portarlo con tutto e appunto sono riuscita ad accettare meglio il fatto di doverli indossare un po' più spesso rispetto a prima. Anche questo ha l'asta dorata e comunque se poi volete appunto qualche info su questi, sugli occhiali, così potete tranquillamente chiedere. Un pacchetto di fazzoletti che ho sempre, diciamo prima non li portavo così spesso, da quando ero bambina sono indispensabili. E poi per finire appunto questa che è un set di due pochette, in realtà la grande la tengo nella borsa della mia bambina, deliziose, che in realtà sono state regalate a lei ma comunque uso anche io, dentro poi sono foderate in cotone molto carine, e in questa tengo sempre tutti i vari mazzi di chiavi del lavoro, di casa appunto, e perché avendo appunto nella borsa magari il cellulare o qualcosa che si sciupa, avendo un mazzo di chiavi abbastanza appunto grande, si tende poi magari le chiavi tendono a graffiare il cellulare, così comunque mi piace tenerle lì anche perché riesco a trovarle più facilmente. Io spero che il video vi sia piaciuto.
e ho fatto appunto una borsa tipica, quindi con le cose che tengo più spesso. Appunto, fatemi sapere se volete delle info particolari e potete seguirmi su Instagram Egle Graziani, sul mio blog su Via Dix2, che quindi è questo nome va un po' a racchiudere, non essere dipendenti da qualcosa. Nel blog appunto vi parlo di quelle che sono le mie passioni. Adesso non sto a prolungarmi, se avete voglia di dare un'occhiata al blog appunto lo trovate anche come Egle Graziani, e così la mia pagina Facebook. A presto, un bacio grandissimo, ciao!